Buongiorno signore e signori, sono Mike Senza Nome e quest'oggi vi do il benvenuto ancora una volta su Children of Morta in compagnia di un ospite speciale, signori. Quest'oggi con noi ci abbiamo la sorella senza nome. Ciao a tutti. Ma soprattutto perché questo titolo, signori, ci permette di giocare in multiplayer, quindi ci abbiamo non uno ma ben due controller. Pensate quante cose che c'ha Mike. E quindi siamo pronti per fare schifo insieme. Cioè, negli ultimi episodi mi avete visto far schifo da solo. Adesso vi faccio vedere che non sono io, ma è un tratto di famiglia. Ne andiamo nel Kyle Depot Caves. Kyle Depot. Abbiamo fatto già un paio di run giusto per prenderci la manina, ma non è che ci abbiamo preso più di tanto. Attenzione! Abbiamo sbloccato il figliol prodigo. Come si... John Snow. No, John è il ciccione. Kevin è il piccolo bastardello. Allora, io direi che potenzio ancora Linda. La porto almeno a livello 4. Vado con Linda. E la sorella senza nome va con John. Ok, noi avete visto John negli scorsi episodi. Se vi piace ovviamente questo video, spolliciate, fate sapere, perché ovviamente magari portiamo anche qualche altro titolo potente nella famiglia senza nome, no? Si inizia, ovviamente, Seal Covers 1 su 2. Io sono la donnina e lei il maschione, perché volevamo evidentemente compensare qualche carenza. E qui... ok. Funziona tutto? Funziona. Aspetta, qua c'è la prova, subito. Ho capito, ma un gioco di prove e di fortuna, io cazzo ne so, cioè nel senso... È difficile questa, difficile. No, è difficile, tiriamo a indovinare, allora... Ok, non era quella. Benissimo, si inizia già bene. Aiuto! Non spaccare il controller se è possibile. Ci provo. Ok, non era neanche questa. Ti ricordi quale hai schiacciato la prima volta? Dai, schiacciamo questo e il quarto. No, uno alla volta. Io ho schiacciato il terzo e non era. Tu hai schiacciato quello prima, mi sa. Oddio. Il quarto. Non vanno schiacciati insieme, sei sicuro? No, vanno schiacciati in un ordine, come puoi vedere. Ho attivato il quarto. Quale sarà il secondo? No, non era quello. Non spaccare di più. Shalala. Sei già a metà vita, che cazzo hai combinato? Allora, questo è il primo. Questo è il secondo. Non è quello il terzo. Era più facile di quello che si immaginava allora, scusa. Sì, ma tu sei già mezza morta, cioè per una prova siamo... No, è difficile sta cosa. Se ti trovi meglio, puoi usare direttamente l'analogico, come facevi con questa, ok? Senza dover... Allora, 1, 2, 3, 4... Easy peasy, increase those chance, prendilo tu. Bravo, ok? Maggiori possibilità di evadere quando ti colpiscono, in automatico lui schiva. Questo significa che adesso dobbiamo trovare salute. Salute. Salute ragazzi, salute. Molto bene. Eccola là. Non colpire quella roba. Trappole, occhio alle trappole. Va piano, spacchi tutto qua. Trappole. Entriamo in una nuova zona. No, 90 di vita, 27 di vita. Cioè, è bravissima. È la compagna che vorreste avere in ogni avventura. Soprattutto in quelle horror, credetemi. Incrociate le dita. No, bisogna incrociare i diti. I diti. Ho poi resimi che fatta il blow revival a modo esporsimo maximum health. Ok, prendilo te. Ok. Quando crepi, ok, torni in vita con un po' di salute. Forse questa è una scappatoia. Un colpo di culo. Uno sguardo divino dall'alto. Un sacco di... Dobbiamo ancora prenderci bene la mano, essenzialmente, con gli eroi. E già adesso abbiamo anche il terzo di eroe. Quindi dovremo praticamente un po' giocare, grindare,
cioè, sbloccare varie abilità. È per quello che sto giocando ancora con statizia. Aspetta, io avrei delle, un'abilità. Ok, mi sono due punti abilità. Io ne ho una, devo farne altre. Ok, come non detto. Andiamo a... Oh, ragno. Ok, bene, bene. Ragni, troppi ragni. Ragni ovunque. Quello è un boss. Usa Y. Brava. E corri, corri. Non ti preoccupare di me, che io schivo velocemente. Preoccupati di quelli che hai dietro. Molto bene, ok, tu preoccupati di quelli che c'hai dietro, che io mi preoccupo di quelli che c'ho dietro. Non prendere... Ok, l'hai presa, bene. Andiamo avanti così, va bene. Ah, siamo bravissimi. Eccoli là, eccoli. Preoccupati della tua salute, non della mia. Infatti mi sto preoccupando della mia. Adesso proprio preoccupati di ammazzare ste merdine. C'è un altro boss che ho aggrato io in maniera intelligente. Corri! Sei tu che stai nella merda, non io. Yeah, sono salito di livello e ho ammazzato anche il menestrello. E lei ha recuperato anche quasi tutta la vita. Cioè, se non siamo... Oh, santo Dio. Ma siamo bravissimi noi, non è nessuno. Siamo estremamente potenti. E vogliamo... Oh, mio santo Dio, ancora, ma... Non finiscono più questi di venire fuori, eh. Molto, molto, ma molto bene. Oh, trappole. Io non le vedo mai, le trappole. Apri quella scatola, per favore. Sì. Apriti. Ah, l'hai aperta? Non so cosa dentro. No, cioè, non è venuto fuori niente. Non è mai successo che la scatola fosse vuota, ma ovviamente ci sembra... Aspetta, fermati. Tac, posso aprire una nuova skill, posso prendere una nuova skill. Diminuiamo la energia che usa quando sparo e mi muovo. Ok, ok, ho sbloccato il livello 4 di Linda, il che vuol dire che adesso posso... We move as one, the family that moves together stays together. Aumentiamo la velocità di movimento di tutta la famiglia. Porca miseriaccia, ok, è potente Linda, ci piace Linda, ci piace. Ho sbloccato un nuovo livello, tra un po' sarà anche il tuo turno forse. Aspetta, andiamo là dentro, che lì non può entrare nessuno. Che è sta roba? Increase movement speed. Lo prendo io. Tu puoi essere praticamente Captain America, che quando muori rinasci. Io invece mi muovo più velocemente. Beh, stai pure lì, c'era bisogno di uscire. Ma no, se vuoi passiamo tutto il pomeriggio là dentro, cioè non è un problema. Cos'è sta roba? B. Ah sì, aspetta, ok, soldi. Meglio correre. Tu dovresti stare davanti in prima fila, non correre. Però se corri vivi, eh. È bello che non c'è più nessuno, stanno inseguendo me e tu sei ancora lì ferma che stai colpendo l'aria. Ho 18 di vita. Pa. Questa è la parte quando tu inizi ad andare davanti. Perché ne ho 46 di vita. Ok, riduce i danni subiti per un bel po' di tempo, così mi è stato detto. Vedrai che lì dentro troviamo della salute. Messo male. Prendi la salute. Ci provo, ma sai, mi stai seguendo sto stronzo. Ok. Molto bene. Andiamo. Sanitize. Wow. E mo? The camp lay in ruin. Serene prayers had fallen on deaf ears. Porca miseria. A voyage of hope with none at all. The monster's eyes lacked remorse or even the slightest hint of reason. Ok, bisogna maciullarli tutti. Va bene. Solita storia umana. C'è un boss. Vieni
Vieni da me, boss, dai. Vieni qua. Vieni da paparino. E ora ti faccio... The unstable relics. Vabbè, tu prendi così senza manco leggere cosa c'è. Ottimo. No one can always be there in time. A sad truth that no hero learns easily. Playing ball. Ok. Quindi abbiamo trovato un pallone? Abbiamo trovato un pallone. Sì, un pallone. Abbiamo trovato un pallone che era di quella bambina morta lì. E vabbè, cioè nel senso era una carovana che io ho aiutato qualche puntata fa e adesso sono purtroppo scattati. Vabbè. E quello che farai tu tra un po' con 26 di vita praticamente. Dai, non portare sfiga, per cortesia. No. Chi sono io per portarti sfiga? Guarda qua, vieni. Orco can. Cioè devo salvarti io, non ho capito, che io c'ho poca vita. Sei tu il sei tu mio papà. Sei mio papà. Porca la miseria tua schifosissima. C'è qualcosa qua. Ho capito. Generous mushroom was vital to any concoction with the purpose of healing. While naturally poisonous, any skilled brewmaker could extract the important properties without danger. Poche parole, sta roba qua che tu non ci serve per una pozione a casa che dovrebbe far nonna. Oh mamma mia. Una pozione, quindi era faceva parte di una storia secondaria. Adesso dobbiamo andare via però. Oh. Vabbè, tu inizierai con metà vita, però hai il pisellone, la reliquia che ti salva. Però devo attivarla? No, è la reliquia quella lì che quando crepi ti fa rinascere con tipo metà vita. Ah beh, allora. Quindi tu sei già abituato a combattere con metà vita. Esatto, no, io sono in una botte di ferro. Ok. Via. E senza saperne leggere né scrivere si entra così dal boss. Però qua dentro ci sarà la vita, vedrai. No, c'è una pozza. E temporary increase rage gain. Questo vabbè. Cos'è? Soldi. Niente da fare. Oh, e via. All eight eyes studied the one so willing to walk into their own tomb. Ok, perfetto. Anche questa la conosciamo. A me ammazza la sua stupida abilità di saltarti in testa. Bisogna ammazzare. Madonna santa. Bisogna ammazzare subito i piccolini quando spawnano. Quelle stronze qua abbiamo. Sì, vabbè. Stai morendo. Ho capito. E che devo fare? No. Non devo premere questo, scusami. Left trigger. Probabilmente facciamo schifo perché siamo tipo troppo bassi di livello. La nostra storia finirà. Un giorno. No, molto presto, non un giorno, cioè nel senso. Questo, bisogna uccidere questo. Sono rinato! Sì che sei rinata, cazzo, te l'ho appena detto che c'hai la reliquia, mannaggia te! Sono bravo, eh! Ah sì, hai fatto tutto te! Finora sì! Dai cazzo! Dai che il boss è a 20... Oh, finalmente hai deciso di usare la Y, grazie! Non vicini! Sempre usarla,
Avanti! Avanti! Slowly beckoned to bestow its peace. Okay. È stata dura, eh? Beh, c'hai 19 di vita e io ne ho 33, vedi te se è stata dura. Guarda... Io ne ho 33. Sì, appunto. Io ho 19 di vita, tu ne hai 33. Ma io sono pieno di soldi. A faccia tua. Ok, ok, molto, molto bene. Interessante. Vediamo cosa succede. The Bergson could go no further. The path blocked. The life crystal, as if filled to the brim with life, started to pulse. Ok. Moriamo adesso. A way had opened. Ma no. A step closer to the spirit at the heart of the caves. Though before taking that step, caution dictated a return to home to inform the family of the newfound passage. Dobbiamo tornare a casa per informare la famiglia. Ok, ce l'abbiamo fatta. Ovviamente in due abbiamo spaccato Culi. E abbiamo trovato una palla per giocare, presumo per i bambini. Abbiamo trovato anche i funghetti e un manoscritto della precisione che non ho idea di cosa voglia dire. Proviamo a per continuare, quindi torniamo a casuccia e vediamo un'altra scena bellissima. Defeated, the Spider King had been removed from the path leading to the halls of Anaya Dire. Although the pestering of greedy goblins might still prove dangerous along the way. Uncle Ben was pointing out possible routes forward, speaking of the troubles pilgrims had run into in the lost trenches. Un nuovo souvenir è stato aggiunto alla... Che cos'è? Cookie? Precision upgrade is unlocked. New souvenir added to... Kevin is now available in character selection. Sì, possiamo praticamente prendere anche il piccoletto adesso e possiamo fare un sacco di cose bellissime. Ma a parte quello, io direi che per questo episodio possiamo anche fermarci qua, signore e signori. Ovviamente se vi è piaciuto spolliciate, se non vi è piaciuto spolliciate lo stesso, e se non commentate fa anche stesso, perché commenterò io stesso, così son tranquillo. A me piace parlare con me stesso. Ma a parte questo, io vi ringrazio ovviamente per l'attenzione, vi mando un saluto da parte della sorella senza nome, ovviamente, ecco, perfettamente, giusto perché ha paura di salutarvi, giusto? Ciao, ciao a tutti. Ok, adesso siete emozionati, lo so, anch'io sono emozionato, quindi ci vediamo al prossimo episodio, passo e chiudo, ciao ragazzi, buon proseguimento, ciao.